Il gioco di mezzanotte è un vecchio rituale pagano usato principalmente come punizione per chi non ha rispettato le leggi della religione pagana in questione. Anche se principalmente usata come tattica paurosa per non disubbedire agli dèi, c'è ancora una reale chance di morte per chi gioca al gioco di mezzanotte e c'è anche una più alta chance di cicatrici mentali permanenti. È altamente raccomandato di non giocare al gioco di mezzanotte. Per i pochi amanti dell'orrore in cerca di una scossa e per quelli che vogliono scavare negli oscuri rituali occulti, queste sono le semplici istruzioni su come giocare. Fatelo quindi a vostro rischio e pericolo. Prerequisiti: devono essere esattamente le 12 di notte quando inizia il rituale, altrimenti non funzionerà. Il materiale di cui hai bisogno include una candela, una porta di legno, almeno una goccia del tuo sangue, un pezzo di carta, fiammiferi o accendino e sale. Se giocherai con più persone, devono avere tutto il loro materiale sopra menzionato e devono seguire i punti seguenti separatamente. Punto 1. Scrivi il tuo nome completo su un pezzo di carta e metti almeno una goccia del tuo sangue su di essa. Falla così bagnare. Punto 2. Spegni tutte le luci della casa. Vai davanti alla porta principale, che deve essere di legno, e metti la carta con il tuo nome davanti ad essa. Ora, prendi la candela ed accendila. Metti la candela sopra la carta con il tuo nome. Punto 3. Bussa alla tua porta 22 volte. L'ora deve essere le 12 di notte, al momento dell'ultimo colpo. Poi apri la porta, spegni la candela e richiudi. Hai permesso al Midnight Man di entrare in casa tua. Punto 4. Riaccendi immediatamente la tua candela. Qui è dove inizia il gioco. Ora devi nasconderti in giro per la tua casa completamente buia con la candela accesa in mano. Il tuo obiettivo è sfuggire al Midnight Man a tutti i costi fino almeno alle 3:33 di notte. Se la tua candela dovesse spegnersi, significherebbe che il Midnight Man è nelle vicinanze. A questo punto devi riaccendere la candela nei successivi 10 secondi. Se non riesci ad accendere la candela, devi poi immediatamente circondarti con un cerchio di sale. Se non riesci in entrambe queste cose, il Midnight Man ti indurrà un'allucinazione della tua più grande paura, che durerà fino alle 3:33 di notte. Se riesci a creare il cerchio di sale, devi restare nel cerchio fino alle 3:33 di notte. Devi continuare fino alle 3:33 senza essere attaccato dal Midnight Man o essere intrappolato nel cerchio per vincere il gioco di mezzanotte. Il Midnight Man lascerà la casa alle 3:33 e tu sarai libero di trascorrere la tua mattinata. Appendice. Indizi della vicinanza del Midnight Man includono un improvviso calo di temperatura, vedere una figura umanoide completamente nera attraverso l'oscurità e sussurri molto lievi provenienti da una fonte indistinguibile. Se succede una di qualsiasi di queste cose, si consiglia di lasciare la zona per sfuggire al Midnight Man. Stare fermo in un posto per tutta la durata del gioco porterà ad un unico risultato: il Midnight Man ti troverà. È altamente consigliato di continuare a muoversi, quindi, durante il gioco. Non accendere altre luci, non usare torce, non andare a dormire, non usare il sangue di un'altra persona sul tuo nome, non usare un accendino per sostituire la candela. Non funzionerà. E decisamente non provare a provocare il Midnight Man in nessun modo. Bene, questo è proprio tutto adesso. Ora, divertiti! Quello conosciuto come Elevator Game, in italiano gioco dell'ascensore, è un rituale che permetterebbe di raggiungere un cosiddetto altro mondo tramite un comune ascensore,
a patto che questo raggiunga 10 piani o più. Il fenomeno ha origine su un sito coreano. Leggendo il post dell'autore originale, si può constatare che i metodi per raggiungere l'altro mondo sono in realtà 4, sebbene ad essere diventato virale sia principalmente quello che vede come mezzo l'ascensore. Non è chiara la natura dell'altro mondo. Secondo alcuni si tratta effettivamente dell'aldilà, altri affermano sia una dimensione parallela alla nostra. Come giocare a The Elevator Game? Partecipanti, è previsto un solo giocatore principale. Requisiti: un edificio con almeno 10 piani ed un ascensore. Queste tre condizioni sono fondamentali per far sì che sia possibile iniziare il gioco. È importante assicurarsi prima di cominciare che nessuno salga sull'ascensore durante l'esecuzione del rituale, altrimenti sarà necessario ricominciare da capo. Come accedere all'altro mondo? Entra nell'edificio scelto ed entra da solo nell'ascensore al primo piano, considerando il piano terra come primo piano. Non continuare se qualcun altro sale con te. Premi il pulsante per il quarto piano. Quando l'ascensore raggiungerà il quarto piano, non scendere. Resta invece nella cabina e premi il bottone per il secondo piano. Arrivato al secondo piano, resta nell'ascensore e schiaccia il pulsante per il sesto piano. Dal sesto piano, torna al secondo senza uscire. Tornato al secondo, sali fino al decimo senza uscire. Quando arrivi al decimo piano, premi il bottone per il quinto piano senza uscire. Al quinto piano, una giovane donna potrebbe entrare nell'ascensore. Non guardarla, non parlarle. Lei non è ciò che sembra. Premi il pulsante per il primo piano. Se l'ascensore sale diretto al decimo piano invece di scendere al primo, puoi continuare. Se al contrario scende fino al primo, esci al più presto appena si aprono le porte. Non guardarti indietro. Non parlare. Se raggiungi il decimo piano, hai due opzioni. Puoi scegliere se scendere dall'ascensore o restare dentro. Se decidi di scendere e se la donna è entrata nell'ascensore al quinto piano, questa ti chiederà: dove stai andando? Non rispondere. Non guardarla. Avrai la certezza di essere arrivato con successo all'altro mondo da un solo ed un unico fattore. Sei l'unica persona presente. Riguardo la donna del quinto piano. Non parlarle. Non guardarla. Se infrangi una di queste due regole, potrebbe decidere di tenerti per sé. Nessuno è mai tornato per spiegare che succede se lo fai. Come tornare dall'altro mondo? Se è arrivato al decimo piano, sei rimasto nell'ascensore, schiaccia il pulsante per il primo piano. Se non funziona, continua a premerlo fino a quando non lo farà. Quando l'ascensore raggiunge il primo piano, esci al più presto appena si aprono le porte. Non guardarti indietro, non parlare. Se hai deciso di scendere al decimo piano, per tornare devi utilizzare necessariamente il medesimo ascensore usato per accedere all'altro mondo. Ripeti gli step dal secondo all'ottavo del paragrafo accedere all'altro mondo. Promemoria sull'ordine dei piani da raggiungere. 4, 2, 6, 2, 10, 5. Arriverai al quinto piano. Raggiunto questo piano, premi il pulsante per il primo piano. Come in precedenza, l'ascensore comincerà a salire per il decimo piano. Premi qualsiasi bottone per bloccare l'ascesa. È importante che tu prema un qualsiasi bottone prima che l'ascensore raggiunga il decimo piano. Quando avrai raggiunto il primo piano, ispeziona l'ambiente molto attentamente. Se qualcosa sembra strano, anche il più piccolo dettaglio, non uscire dall'ascensore. Se noti qualcosa di anomalo, ripeti i passaggi dal secondo all'ottavo step, come prima, fino a quando tutto ciò che ti circonda sembra normale.
Potrei scendere in sicurezza dall'ascensore quando sarai sicuro di essere tornato nel tuo mondo. Note supplementari. Se dovessi arrivare nell'altro mondo, il piano a cui scenderai apparirà pressoché identico a quello del tuo vero mondo, ad eccezione di due cose. Tutte le luci saranno spente e l'unica cosa che sarai in grado di scorgere dalle finestre è una croce rossa in lontananza. Alcuni hanno segnalato malfunzionamenti con i dispositivi elettronici, cellulari, fotocamera e lettore MP3. Altri affermano che essi funzionano correttamente. Tornare al tuo mondo di appartenenza potrebbe risultare più difficile di quello che sembra. Potresti disorientarti e dimenticare con quale ascensore sei arrivato. Potrebbe sembrarti che l'ascensore si allontani di più e di più da dove sei man mano che prosegui, e così via. Sii vigile, quindi, e resta in guardia. Se in un qualche momento durante il rituale ti senti debole, svieni o perdi coscienza, ti risveglierai probabilmente a casa tua. In ogni caso, assicurati di controllare attentamente l'ambiente appena ti svegli. La casa in cui sei tornato potrebbe non essere la stessa che hai lasciato quando hai deciso di provare questo rituale. Attenzione, vi consigliamo di non giocare al gioco del bagno. Si dice che possano accadere molte cose sgradevoli. Istruzioni del gioco. Fase 1. Prima di andare a letto la sera, toglietevi i vestiti e andate in bagno. Fase 2. Riempite la vasca da bagno con acqua e spegnete le luci. Fase 3. Sedetevi al centro della vasca di fronte ai rubinetti. Fase 4. Lavatevi i capelli ripetendo più volte le parole Daruma-san cadde, Daruma-san cadde. Fase 5. Mentre lavate i capelli, nella vostra mente dovrebbe comparire l'immagine di una donna giapponese in piedi nella vasca da bagno. Lei scivola e cade su di un rubinetto arrugginito. Il rubinetto le trapassa l'occhio e la uccide. Fase 6. Continuate a ripetere le parole Durama-san cadde, Durama-san cadde, finché non avete finito di lavare i capelli. I vostri occhi devono restare chiusi. Potete sentire un leggero movimento nell'acqua dietro di voi. Tenete gli occhi chiusi, non sbirciate. Avete appena invocato un fantasma. La figura spettrale di una donna sorgerà fuori dall'acqua dietro di voi. Sentirete la sua presenza mentre vi fissa con la testa appena dietro la vostra spalla destra. I suoi capelli sono neri e aggrovigliati, i suoi vestiti sono lacerati e in putrefazione. Ha un occhio solo, il suo occhio sinistro è spalancato e iniettato di sangue. Il suo occhio destro non c'è, vi è solo un'orbita sanguinante. Fase 7. Quando avvertite la presenza del fantasma, dite ad alta voce: perché cadesti nella vasca da bagno? Fase 8. Tenete gli occhi chiusi ermeticamente. Alzatevi, uscite dal bagno. Fate attenzione a non inciampare e cadere. Uscite immediatamente dal bagno e chiudete la porta dietro di voi. Ora potete aprire gli occhi. Lasciate l'acqua nel bagno durante la notte e andate a dormire. La mattina dopo, quando vi sveglierete, il gioco avrà inizio. Il fantasma di quella donna con un solo occhio vi seguirà. Ogni volta che vi volterete a guardare, lei scomparirà. Durante tutta la giornata, quando darete uno sguardo dietro la spalla destra, la potrete intravedere. Più i giorni passano, più lei si avvicina. Non permettetele di catturarvi. Se vedete che è troppo vicina, dovrete gridare Tomare, che significa stop, per poi scappare il più velocemente possibile. Questo vi permetterà di mantenere una certa distanza fra voi e la donna da un occhio solo. Per terminare il gioco, dovete intravedere la donna fantasma e gridare Kitta, che significa io ti taglio la libertà, e in quel momento fare oscillare la mano verso il basso come un movimento di taglio. Dovreste terminare il gioco prima di mezzanotte.
In caso contrario, la donna da un occhio solo apparirà nei vostri sogni e vi perseguiterà. Regole. Non aprite gli occhi quando il fantasma appare per la prima volta. Non lasciare che il fantasma vi faccia lo sgambetto quando uscite dalla vasca. Non rientrare nel bagno dopo esserne usciti. Non svuotare la vasca fino al mattino. Non consentire alla donna di catturarvi. Un ultimo consiglio. Non giocate a questo gioco. È molto pericoloso. Potreste essere posseduti dallo spirito e morire orribilmente. Potreste anche inciampare e cadere nella vasca da bagno, ferendovi. Se non riuscite a terminare il gioco correttamente, il fantasma potrebbe continuare a seguirvi per il resto della vostra vita. Vi prego, non giocate a questo gioco.